Cari fratelli e sorelle, immaginare il paradiso è come tentare di comprendere l'infinito. È un esercizio che stimola la mente e l'anima. Oggi ascolteremo la testimonianza di Don Bosco. Le sue parole apriranno uno squarcio che permetterà di cogliere la bellezza del paradiso. Al centro dell'idea del paradiso è la pace universale. Qui le discordie terrene si sciolgono nell'armonia celeste. Le guerre, i conflitti e le sofferenze non trovano posto in questo regno eterno. Le persone di tutte le culture e le religioni condividono la stessa gioia e amore, unite nella loro diversità. Il paradiso è spesso descritto come un luogo di stretta comunione con il divino. La presenza divina permea ogni aspetto dell'esistenza paradisiaca. Questa connessione con il sacro offre una comprensione più profonda dell'universo e del proprio posto in esso. Queste sono le parole di San Giovanni Bosco e della sua straordinaria visione. Era una notte tranquilla, e mentre giacevo nel sonno, lo spirito mi prese e mi portò in un luogo che posso solo descrivere come un frammento del cielo stesso. Era un giardino, ma non come qualsiasi giardino che hai visto sulla terra. Era un luogo di bellezza incommensurabile, con alberi lussureggianti carichi di frutti scintillanti e fiori che splendevano con i colori più vividi che possiate immaginare. Il cielo era di un azzurro così puro e luminoso, una luce che sembrava emanare non da una fonte, ma da ogni cosa presente. Ma quello che mi colpì di più furono i giovani che popolavano questo giardino. Erano innumerevoli, tutti pieni di una gioia e di una felicità che raramente si vedono in questo mondo. Ridevano, cantavano e danzavano con una leggerezza che solo le anime libere da ogni peso possono conoscere. Era come se ogni risata, ogni nota musicale esprimesse una lode perfetta. Fra questi giovani vidi figure di luce, angeli, che si univano a loro in un'armonia perfetta. Questi angeli non erano distanti o inaccessibili, erano amorevoli e gentili, partecipando alle gioie dei giovani come se fossero loro fratelli e sorelle. La cosa più sorprendente era l'armonia perfetta di questo luogo. Non vi era alcuna traccia di gelosia, invidia o discordia tra i giovani. Invece, regnava un senso di fratellanza e unità che va oltre ogni comprensione umana. Questa armonia si estendeva a tutta la creazione. Gli animali, nel numero e varietà che mai avevo visto, si muovevano liberamente e senza paura, partecipando alla felicità di questo luogo. La musica che riempiva l'aria era diversa da qualsiasi musica terrena. Era più dolce, più melodiosa, e sembrava elevarsi spontaneamente in un inno di lode e adorazione. Era come se ogni nota musicale fosse una preghiera e ogni melodia un atto di adorazione. Nel cuore di questa visione mi sentii sopraffatto da un senso di amore e bellezza così intenso che difficilmente posso esprimere a parole. Desidero rimanere in quel luogo di pace eterna, di gioia perfetta. Tuttavia, mi fu chiaro che dovevo tornare per portare con me il ricordo di questa visione, per ispirare e confortare gli altri con la speranza di ciò che aspetta a tutti noi. Questa visione del paradiso mi ha insegnato che la nostra speranza non è vana. C'è, infatti, un luogo di pace e gioia eterna che attende, un luogo dove l'amore e l'armonia regnano sovrani. Questa speranza è ciò che dobbiamo portare nel nostro cuore ogni giorno, mentre continuiamo il nostro viaggio su questa terra. Cari fratelli e sorelle, le straordinarie parole di Don Bosco regalano una meravigliosa testimonianza del paradiso, il luogo che tutti noi aspiriamo di raggiungere alla fine della nostra vita terrena. D'altronde Don Bosco amava ripetere: «Lavora per il Signore. Il paradiso paga tutto». Non preoccupiamoci delle difficoltà che ogni giorno incontriamo, perché lavorando per il Signore riceveremo quando ci servirà e saremo ricompensati in un modo che neanche riusciamo a comprendere.
Fateci sapere cosa ne pensate e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi video e entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio benedica tutti noi.